Mood di questo periodo, beh, lo conosciamo, non si fa che parlare inevitabilmente anche quando parliamo da molto molto lontano, poi finire, come dire, a questi mesi è pressoché impossibile. Attenzione, il libro da cui prendiamo le mosse per questa chiacchierata in realtà non si occupa di pandemia, non si occupa di Covid, sono riflessioni che valgono per tutta la vita, venirne fuori quando ti senti senza vie d'uscita. Raffaele Morelli, caro Raffaele, buongiorno, come stai? Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi, come state? Bene Raffaele, bene. Molto bene. Vogliamo chiederti, come diceva bene Fulvio, non parla di pandemia, ma inevitabilmente questo è un periodo in cui ognuno di noi, nostro malgrado, ha dovuto fare un bilancio, si è visto con così una paura nei confronti del futuro e con un disagio costante, con uno stato d'animo non dei migliori, e quindi insomma trarre ispirazione dalle proprie risorse interiori diventa molto difficile. Qual è la strada? Ma vedi Pierluigi, le nostre risorse interiori ci sono, dipende da come le usiamo. Io in questo libro parlo moltissimo delle persone che sono uscite da disagi enormi. Mi viene in mente una signora Adele che perde il marito a 54 anni e da tutta la sua vita siamo sempre stati felici, è andato tutto bene, e perderlo così all'improvviso è stata la fine del mondo per me. Ora lei si è ricordata di quelle che sono le quattro cose fondamentali per uscire dai errori. La prima è perdersi nel dolore, non ragionarci su. Arriva il dolore e io mi faccio annientare, come se dicessi: dolore, tu sei più forte di me, spazzami via dalla vita, ma fammi sentire il dolore. Cosa che nessuno fa. Tutti quando c'è un dolore la prima cosa che fanno, ci ragionano su, ci pensano, vanno nel passato a ragionarci, qual è la causa. Seconda cosa, cerca nell'infanzia una scena in cui eri veramente felice. Tutti ce l'hanno, adesso sono in persona, sono in macchina, ma basta chiudere gli occhi e dire: quella è una scena della mia infanzia felice. E per questa signora era lei che cantava insieme alle bambine. No. Terza cosa, i lavori manuali, stare nelle cose con le mani, fare cose con le mani, è decisivo, è una cosa importantissima. No. Quarta cosa, incominciare a dire via via, io per cosa sono portato? Cos'è che mi caratterizza? Questa signora si è ricordata che lei, dopo aver vissuto il dolore, averlo percepito, ogni volta che arrivava sentiva solo il dolore. Cosa ha fatto? Si è ricordata che da ragazza cantava nel coro ed è andata a cantare nel coro. Mi ha scritto una lettera bellissima dicendo: sono in treno, sto andando a trovare una persona di cui mi sono innamorata, che cosa pensavo fosse impossibile, e poi sto andando a cantare nel coro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dentro di te ci sono risorse che non sai, e che anche nei dolori più grandi c'è una risorsa dentro di te che ti porta, per esempio, come in questa signora di 54 anni, a innamorarti. Questo è il modo di stare con se stessi, un modo circolare, non lineare. Noi quando c'è un dolore pensiamo solo al dolore, pensiamo in questo momento al virus, all'economia, al futuro, continuando a pensarci, noi stando nel pensiero entriamo in una palude. Invece bisogna portare il cervello a fare le cose per cui è portato, cioè immaginare, fantasticare, ritrovare i bei momenti della vita, vivere il dolore e perdersi, ma sapere che le risorse non vengono dal pensiero. Questo è questo libro. È un po' quello che racconti, tra l'altro attraverso le storie di tuoi pazienti. C'è un bel capitolo che inizia, anzi si intitola esattamente "Quando l'insoddisfazione ti fa realizzare il tuo destino". Mediamente uno dall'insoddisfazione vuole fuggire, probabilmente stai dicendo che se stai lì dentro poi realizzi il tuo talento, il tuo destino, quello che è scritto per te. Steinsaltz, che è stato un grande studioso del mondo interiore, diceva che molto spesso l'anima, la psiche, non si rivela nella gioia, ma si rivela nel disagio. E dottore, io ero innamoratissimo di lui, andava tutto bene, ma perché sentivo un disagio? Ecco, quel disagio che arriva quando meno te lo aspetti, non vuole che cerchi tu la soluzione, ma vuole avvisarti che c'è qualcosa nella tua vita che non stai vedendo. Quindi i disagi sono sempre, sempre, sempre i detector, i segnalatori di qualcosa che ti stai dimenticando di te. E quindi bisogna accoglierli come una mamma, la definizione. Cioè noi abbiamo creato una cultura di sorrisi inutili, di risa inutili, di essere sempre in superficie, sempre fuori di sé, e così abbiamo 12 milioni di italiani che usano psicofarmaci. Raffaele, ci ripeti prima di salutarci, le risorse dove sono? Come, non ho capito? Le risorse dove sono? Lo ripeti solo questo? Le risorse sono solo dentro di noi. Solo dentro di noi. E leggetevi e godetevi anche venirne fuori, questo libro molto bello, "Quando ti senti senza via d'uscita". Chissà a quanti di noi è capitato. Raffaele Morelli, grazie davvero e a presto. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutti.